There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcos. Capo, io te l'ho già detto. Non puoi fare così. Perché? È la mia tenuta, le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui. Tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Cassandra, sia lode agli dei. Febe ti ha trovata in tempo. Ehi, ti ho sentito! Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Ma ora il punto è un altro. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto! Perché no? Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Perché non sai nulla sulle viti o su come si faccia il vino? Io imparo in fretta. Cogli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Allora immagino che tu abbia i soldi che mi devi? Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora trovali. Certo, amica mia, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano, a Sami. Chi è il mercante? Duride. Lo conosci, è un bravo uomo. Duride. Di nuovo. Perché continui a prestargli denaro? È una persona fidata. Non voglio che la sua famiglia muoia di fame. Sei un buon amico, ma non ci sai fare quei soldi. Dove trovo Duride? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Cassandra. Sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. Come vuoi che mi comporti? Non come con la storia dell'olio. Lì hai esagerato. Beh, ho recuperato i soldi. Già, e ora non lo rivedremo mai più. Non ricaverai nulla uccidendo tutti, Cassandra. Puoi minacciarli, intimidirli, spaccare qualcosa qua e là, sì. Ruba il denaro se devi, ma non farmi perdere altri clienti. A meno che tu non abbia alternative, gli imprevisti capitano sempre. Sarà meglio che abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano per andare a piedi. Ma... Consideralo come gli interessi, Marco. Tutti ci guadagnano. Certo, amica mia, certo. Scegli quello che preferisci. Questo com'è? Lo sciro! Hai un buon occhio per le bestie robuste. Si arrampica su per i monti come una capra.
mezzo. Dimmi com'è. Ah, è una vera bellezza, amica mia. Viene dalla zona di Tessalonica. Un animale impavido. Mi piace quello a destra. Ah, il macedone, allevato per la battaglia. Il cavallo di un vero guerriero. Ho fatto la mia scelta. Quale hai scelto? Quello a sinistra. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che deludesse le tue aspettative. Vorrei dare un'altra occhiata. Scegli bene. Quello lì, a destra. Quello? È questo che voglio. Sei sicura? Perché... Sì, sono sicura, Marco. Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Phobos? Ricorda, raggiungimi al Tempio di Sami quando avrai recuperato il denaro da Duride. Ah, Euterpe! C'è ancora molto vino, non ti preoccupare. Non ora, idiota! Febe è stata rapita. Da chi? Dagli uomini del Ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Dimmi dove sono andati. Verso la spiaggia di Ctimene. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Duride, Cassandra. Andiamo, andiamo. Eccoli. I bastardi non mi sentiranno arrivare. Lasciami! Zitta, o stringo quei nodi. Frutterà un bel riscatto al Ciclope. Nessuno pagherà per me. Sono tutti poveri. Stai buona, Febe. Ma cosa? Questa erba alta mi aiuterà a nascondermi. E gli altri bastardi non possono passarla liscia. Fischia.
È ora di liberare Febe. Cassandra, sono qui! Slegami! Ah. Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora che... Che i miei genitori sono morti? Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Dovrai essere più forte di così. Non mollare! Colpiscilo! In guardia! Ancora, tu. Sì, padre. Gli Spartani si rialzano non appena sono a terra. Prendi il bastone. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Attacca. Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi? Cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo il piccolo Alexios. E sarà proprio un gran banchetto. No, non lui, prendi me, sono più buona. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Ecco, mettilo a letto. Sì, padre. Cassandra, sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. Sì. Ti preoccupi troppo? Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morta. Talo il mercenario? Perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. Torno in città da sola. Caire? Talo Pugno di Ferro. Un altro squilibrato. Proprio quello che ci voleva. Dovrò dargli una lezione. Thank you.